Gravissimo lutto per Katia Tarasconi, consigliera regionale del PD dell'Emilia Romagna, l'ex assessora al commercio del comune di Piacenza, perso il figlio 17enne Christopher Dixon, morto in un incidente stradale avvenuto a Roma. Il giovane ieri sera in sella a uno scooter 125 insieme a un amico si è scontrato frontalmente con un tram lungo via Prenestina. Il ragazzo è morto sul colpo mentre l'amico è stato trasportato in fin di vita all'ospedale San Giovanni. Christopher lascia mamma Katia, il papà, una sorella e il nonno, il noto imprenditore Maurizio Tarasconi, fondatore e presidente di Piacenza Intermodale. Era un giovane conosciuto anche nel mondo sportivo, essendo calciatore nella categoria juniores della Gotico Garibaldina. Stefano Bonaccini e l'intera giunta della Regione Emilia-Romagna si stringono alla consigliera. È un dramma che lascia attoniti, si fatica anche solo a credere a quanto successo, afferma Bonaccini in questo momento di indicibile dolore. A Katia va un abbraccio fortissimo a lei e a tutti i familiari colpiti dalla grave perdita. Va la nostra vicinanza e il nostro grande abbraccio di profondo cordoglio.